Buonasera, buonasera e benvenuti a Masterchef, bentrovati questa sera di sabato ancora insieme, benvenuta anche alla primavera che purtroppo ancora non si fa vedere, non si fa sentire, però c'è, dicono che oggi sia entrata la primavera, ma non ci sembra molto. Comunque benvenuti a tutti i nostri gentilissimi telespettatori anche questa sera insieme fino alle 21.30 con altre squisite ricette. Vi ricordo di prendere subito carta e penna, così potrete segnare tra poco anche le ricette che vi proponiamo. Diamo il benvenuto allo chef di questa sera, un altro amico, torna per un'altra volta questo giovane chef Fiorenzo Nisticò. Buonasera, salve, Fiorenzo. Buonasera. Bentornato. Grazie. Al grande richiesta. Figurati, è un enorme piacere averti. Abbiamo fatto con Fiorenzo recentemente proprio le zeppole di San Giuseppe, che hanno riscosso un grande successo. Erano veramente ottime. Complimenti. E questa sera prepareremo altre cose. Intanto abbiamo anche degli amici che vi devo presentare, perché ci terranno compagnia fino alla fine della serata. E parto col salutare la bella Saveria. Buonasera Saveria. Buonasera a tutti. Benvenuta. Grazie. Accanto a Saveria c'è Francesca. Ciao Francesca, sono due giovani amiche, siete cugine, vero? Tra di voi e venite da Campora San Giovanni. Sì, benissimo. Da Amantea, ok. Amantea Campora, siamo in zona. Qui abbiamo Concetta poi. Buonasera, benvenuta Concetta. Grazie. E poi Rosario. Buonasera. Buonasera anche Rosario. Possiamo dire voi chi siete? Sì, lo possiamo svelare? Sì. Stasera abbiamo, signori, il piacere di avere la fidanzata dello chef, attenzione, non si scherza. E insieme c'è il fratello dello chef, la somiglianza, l'abbiamo detto l'altra volta, si nota. Quindi abbiamo anche questi amici. Dall'altra parte me ne presento altri, abbiamo dei signori, delle graditissime presenze questa sera. Parto salutando il signor Settimio, buonasera, buonasera, benvenuto. Buonasera, va benissimo. Benvenuto da Campora. Grazie, San da Giovanni. Campora San Giovanni. Gentilissimo signor Settimio, insieme alla signora Mirella, buonasera. Buonasera. Bene, grazie, benvenuta anche alla signora Mirella. E io devo fare un saluto particolare alla signora Rita. Ti ringrazio tanto. Buonasera, perché buonasera. Signori, dovete sapere che questi ospiti sono alcuni dei nostri fedelissimi telespettatori, o mi sbaglio, signora Rita? È vero. Che ci seguono da Campora San Giovanni, quindi questa sera abbiamo il piacere di averli studio. Seguiamo con tanto affetto, con tanta ammirazione. Anzi, se posso dire di più in particolare, così magari qualcuno ricorda, in una delle telefonate della signora Rita, perché ci chiama spessissimo, ci chiama, diceva di vedere un po' in me lei quando era più giovane, è vero. Io spero di essere come lei quando sarò più grande, signora Me Rita. Me lo auguro. Bene. Più bella ancora. Più bella ancora. Bene, grazie alla signora Rita per essere con noi, il signor Settimio e il marito insieme alla sorella. Di là le due ragazze che vi ho presentato fanno parte della famiglia, sono la figlia e la nipote. Bene, allora andiamo a vedere Fiorenzo cosa ci sta preparando. Altre cose squisite, questa sera noi continuiamo con i nostri consigli culinari. Chef, allora. Questa sera iniziamo con un antipastino. Io praticamente farò uno spermatino con del salmone, della ricotta, userò il prezzemolo, userò gli asparagi, la panna, il formaggio e il pepe nero, il sale. Allora, adesso sto sistemando gli spermatini, che dopo andrò ad adagiare tutto l'impasto, così iniziare la sua cottura. Perfetto, allora questi sono sformatini di asparagi e salmone affumicato. Sì, adesso io sto inguardando semplicemente gli spermatini. Ok, tra poco facciamo vedere anche gli ingredienti in sovraimpressione. Sì, poi vi faccio vedere per bene come si fa l'impasto, così chi ci segue capisce. E lo può anche fare a casa. Sì, ma lo scopo è quello. Certamente. Fare così semplici e fare cose così le persone apprendono subito. Ok. Tutte le televisioni. Sì. Allora, per questi sformatini vi diciamo subito gli ingredienti che occorrono. Sono, eccoli qui, li vedete, 500 g di asparagi, un uovo, prezzemolo, formaggio grattugiato, 4 cucchiai di panna da cucina. Sì. Delle fette di pan carré, 3 o 4 fette di pan carré, 100 g di ricotta, quindi una ricottina abbastanza piccola. Il burro, 150 g di salmone affumicato, sale e pepe. Ok, intanto. Va bene, adesso io procedo. Sì. Fiorenzo intanto ha imburrato
questi contenitori, gli sformatini, che poi andranno infornati, vero Fiorenzo? Nel forno andranno preparati questi? Quelli sì. Adesso io inizio a lessare gli asparagi. Ok. Perché se da prima una piccola cottura, così si ammorbidiscono un po'. Mettiamo un po' di acqua intanto. Sì, mettiamo un po' di acqua. Io tengo sempre dell'acqua calda, così velocizziamo un po' le cosette. Che dici, che faremo successo con questi piatti? Sì, penso proprio di sì, Fiorenzo. Ok. Un giovane chef, signori, che ha soli 30 anni, ha tante cose da insegnarci, da farci vedere. È una bella esperienza alle spalle, anche. È una bella esperienza, certamente, altrimenti non saresti a questo livello, Ricordiamo il nostro amico Fiorenzo che viene da Sellia. Sì. Sei di Soveria, però vivi a Sellia. Praticamente per motivi di lavoro mi sono spostato. In provincia di Catanzaro, sempre. Sì, intanto sì. Ecco che mettiamo nell'acqua gli asparagi. Poi metto un po' di sale nell'acqua, così prendo un po' di gusto. Quindi l'acqua è calda, vero? Sì, l'acqua è calda perché è già dell'acqua in ebollizione. Eccoli qua, questi asparagi. Adesso ti faccio vedere come si fa l'impasto. Sì. Io praticamente prendo una pirofila, c'è del salmone, di cui ho lasciato un po' di fettine per, per far vedere qual è, e poi ne ho tagliuzzato un po'. Ok. Intorno c'è del prezzemolo. Sì, una piccola decorazione, certo. Così semplice. Basta poco per dare un tocco particolare. Basta poco, io dico sempre una cosa, che la semplicità secondo me fa successo. Bravo. Ho messo il salmone, poi prendo una ricottina. Di 100 grammi, va bene? Sì, di 100 grammi, vabbè, io abbondo un po' in più. Lascio qua. Metto un po' di panna, che mi serve semplicemente per mantenere l'impasto un po' morbido. Se no magari si secca un po'. Pronto? Pronto, buonasera. Sono Giovanni da Paolo. Giovanni da Paolo, aggiungiamo il prezzemolo. Sto mettendo il prezzemolo. Benvenuto, signor Giovanni. Bello lavoro, Pacino. Grazie, un bel lavoro. Bravo. Grazie, lei se ne intende di cucina? Mangiatelo. Certo che le mangiamo, metto allora no, abbiamo gli ospiti che assaggeranno. Buonasera Giovanni, grazie. Hai aggiunto il prezzemolo e ora questo che metti cos'è? Questo è del formaggio. Formaggio. Ho messo anche il pepe. E adesso praticamente prendo semplicemente un paio di fettine di pancarè e le sbriciolo così con le mani. Un'operazione molto semplice. Visto come si fanno le cose, basta poco. Molto semplice. Basta volere e si fa. Le ricette che proponiamo sono di solito così, molto semplici, alla portata di tutti, con ingredienti che magari si hanno in casa. Oppure sì, con ingredienti che si trovano giusto vicino a casa. Basta spostarsi un attimino e si è tutto. Ok, ora mescoli bene tutto quanto. Adesso iniziamo a mescolare tutto. Signora Rita, com'è seguirci da casa ed essere qui in studio? Beh, è diverso. È diverso. È diverso, è meraviglioso. Oh, grazie. Perché... Se l'aspettava così la nostra cucina? No, assolutamente no. Molto più piccola, tutto diverso. Pensava che fosse più piccola, invece ha visto che bella, immensa. Immenso, proprio... sì. Proprio bella. Sì, è un'esperienza che ognuno bisogna ogni tanto trovare. È bello da fare, è bello. Bravo, grazie, bravo, signora, molto bello. Gentile. Brava e molto gentile, educata. Grazie, signora Rita. Condurre. Sì, certamente, è un bel ruolo. Sì, grazie. Sì. Non è facile, poi un complimento in particolare agli chef, perché neanche per loro è molto sempre stare in diretta agli cucinare. Chef va sempre ogni sera a farti i complimenti, perché ognuno ha un suo metodo e propongono sempre delle cose nuove, diverse. Lei prende spunto, vero? Sì, io ho i miei appuntini. Lei mi ha chiamato. Dice, io già le ho fatte le tre, dice, sono favolosa. Mio marito mi ha fatto i complimenti, dice, mamma mia quanto sono buone. Signor Settimio, mi dica anche la sua. Vero, te lo sai come sono. Mi hai fatto
tutti i complimenti quando ti ho fatto le ricerche.